Radio Radicale, siamo in collegamento con Fabrizio Cicchitto per commentare il voto del secondo turno delle amministrative. Allora, onorevole Cicchitto, si stanno insomma tutti quanti spellando le mani per applaudire Letta, il suo grande, è stata definita una vittoria trionfale. Allora, volevo sapere se lei fa parte della schiera di coloro che pensano che sia stato un grande trionfo. È stata la sconfitta, anzi la disfatta di Salvini e per certi aspetti della Meloni e di rimbalzo la vittoria di Letta. Uno, non dimentichiamo l'astensionismo. Due, nella memoria, io come lei abbiamo il fatto che più volte è accaduto che il centro-sinistra o il PD o il PDS o il PC ha stravinto le elezioni amministrative e poi la partita è stata diversa alle elezioni politiche. È successo nel 93, se lo ricorda? Nel 93, i sindaci democratici, Bassolino. E come no? Quindi, è evidente che quando si vince anche a Varese, come dire, Letta giustamente dal suo punto di vista fa del trionfalismo. Se però vogliamo analizzare il risultato, dobbiamo dirci: uno, che è un risultato fortissimo, ma su un elettorato che mi sembra supera di poco il 30%. Due, che gli avversari hanno fatto tutti gli errori possibili e immaginabili, e vedo che Salvini continua a farli, nel senso cioè che hanno, da un lato non hanno capito che il cavallo dell'immigrazione la gente non lo sentiva più, avendo come angoscia quella della pandemia, e due, hanno sbagliato totalmente su questo terreno, cioè quello di contrapporre. Allora, Salvini è stato contestava perfino le mascherine. In una riunione alla Camera di negazionisti, lui è andato, la norma della Camera di portare le mascherine, lui non ha portato neanche la mascherina. Quindi Salvini è sempre stato controtendenza su questo terreno, dalle mascherine fino ai vaccini, poi non parliamo dei Green Pass. Ma non ha capito che vaccini, Green Pass e così via danno quel livello di possibilità di libertà individuale e di azione economica, perché in assenza di vaccini vai a finire al lockdown. È stata sbandierata l'Inghilterra c'ha 40.000 contagiati al giorno grazie alla linea di quel geniale di Johnson, quindi cavalcare la linea dei Novax e così via ti può portare delle sgradevoli compagnie, ma non ti porta i voti, perché la gente seria non ti reputa credibile. E il problema di Salvini e della Meloni è che hanno perso di credibilità perché hanno cavalcato dei cavalli sbagliati, e in più hanno sbagliato quasi sempre, i candidati. Poi però appunto c'è da pensare che anche quando hanno azzeccato il candidato di Torino chiaramente non era quello grottesco di Milano e quello imbarazzante di Roma, è tuttavia perso anche lui perché in un ambito di astensionismo il centrosinistra, diciamo così, si è affermato. Quindi non dobbiamo mai dimenticarci: uno, l'astensionismo; due, gli errori incredibili della destra, non del centro, perché Berlusconi ha tenuto una linea sempre nettamente distinta, ma non è mai riuscito a influenzare i suoi compagni di cordata. Quindi è giusto, è evidente che Enrico Letta, che tra l'altro è stato pure eletto parlamentare, cavalchi la tigre del risultato. Però bisogna invece riflettere e pensare, perché la cosa
è molto più complicata. Non è detto, cioè voglio dire, che nel 2013 la destra, non dico il centrodestra, la destra farà come hanno fatto in queste elezioni Salvini e la Meloni, che si sono impegnati allo spasimo per far trionfare il centrosinistra, e ci sono, è l'unico risultato che hanno ottenuto. Adesso mi sembra che Letta abbia guardato un po' troppo in là, mi sembra che abbia cominciato anche a pensare al Quirinale. È giusto pensare alla partita già da adesso, e secondo te su chi punta adesso che si sente imbaldanzito da questa vittoria? Beh, a parte il fatto che comunque questa vittoria non cambia i dati del Parlamento, che rimangono quelli che sono, insomma, nella loro disorganicità, perché in Parlamento c'è una presenza ultra rappresentata del Movimento 5 Stelle, quindi questo non va mai dimenticato. Ma io dico la verità, ma dico anche una banalità, che in una situazione in cui ancora non è chiusa la partita, io sarei molto cauto, la partita del contagio è molto migliorata grazie ai vaccini, ma non è chiusa. Il solito Salvini, riapriamo tutto a novembre, vediamo a novembre qual è la situazione. Vedo che non ha ancora capito che questo maledetto virus è una bruttissima bestia che tira calci all'improvviso. Si dovrebbe studiare la situazione inglese. Ma io devo dire la verità, che mi auguro sempre che rimanga la coppia Sergio Mattarella e Draghi, e che quindi si prolunghi la candidatura e la presenza di Mattarella alla presidenza della Repubblica. Poi, se questo non è possibile, mi auguro sempre che Draghi arrivi al 2023. Questo perché io sarei molto, anche qui, cauto rispetto al complesso. Noi abbiamo degli enormi problemi economici, sociali, di debito pubblico e così via, e Draghi ci offre una credibilità rispetto all'Europa. Senza Draghi questi vanno a vedere e sanno chi sono, chi è il Movimento 5 Stelle, per o male sanno cos'è un pezzo di PD, sanno che cos'è Salvini e la Meloni, e quindi noi rischiamo di averci con l'Europa dei guai serissimi. Quindi conserviamoci Draghi fino al 2023, e io mi auguro che poi ridiventi in un altro modo il Presidente del Consiglio anche dopo, perché non vedo dei grandi leader all'orizzonte, né per fare la Presidenza della Repubblica, né tantomeno per fare i Presidenti del Consiglio. Aggiungo anche un'altra cosa, finora Giorgia Meloni sosteneva la tesi: eleggiamo Draghi subito per far subito le elezioni. Non so se questa è la sua tesi attuale, visto i risultati, ma mettiamo anche che invece si elegga un nuovo presidente, che Draghi venga eletto presidente del Consiglio e che si faccia un nuovo governo. Di grazia, con chi lo si fa? Lo dico col massimo rispetto per le persone, lo si fa avendo presidente del Consiglio o la carta, o la, come si dice, o la carta via, o Franco, ottimi ministri nei loro settori, ma di lì a essere un leader politico che fa il presidente del Consiglio con questa conflittualità interna al governo, destinata ad accentuarsi, perché mi sembra che ci stanno tutte le premesse per cui Salvini faccia un po' il matto, beh, secondo me significa
andare allo sbando, perché poi non abbiamo ancora una Repubblica presidenziale, quindi anche un Draghi Presidente della Repubblica con dei Presidenti del Consiglio deboli non è che riesce a padroneggiare tutta la situazione. Quindi domani io credo che tutti i principali giornali suoneranno il piffero, si diceva il piffero della rivoluzione, in questo caso il piffero del trionfo del PD, ma io su tutti questi trionfi ci andrei molto cauto. Qui una cosa solo è chiara, è la disfatta della destra sia nella versione della Meloni, ma incredibile nella versione di Salvini, e una vittoria di rimessa rilevante di Enrico Letta, ma sia gli uni che gli altri hanno molto ragione per riflettere. Un'ultima domanda, volevo sapere se avevi partecipato al sabato antifascista anche tu, che ne pensi di questa cosa che ci riporta agli anni 60-70, questo era un argomento che funzionava molto bene negli anni 70, tu lo sai bene perché sei stato responsabile della propaganda del Partito Socialista, avrei fatto più di un manifesto su questi temi. Non ci sono andato. Ah, come mai? Come primo impulso, quando è stata invasa, tu sai che io poi alla sede della CGIL sono legato per ragioni personali, perché tra 22, 26, 27 anni ho lavorato all'ufficio studi della CGIL prima e alla Filtea CGIL dopo, quindi quel primo piano lo conosco bene e è stato per me un colpo al cuore vedere che è stato invaso, ma poi allora se mi consenti voglio ritornarci un attimo su come e perché è stato invaso, ma quando ho visto come si è configurata la manifestazione non ci sono andato. Perché insomma alcune regole sono sacre e il sabato doveva rimanere un sabato di silenzio, parliamoci chiaro, questo è stato un sabato di silenzio per il centrodestra e di esplosione propagandistica diretta o indiretta per il centrosinistra, quindi questa cosa non mi è piaciuta affatto e quindi io ho deciso di non partecipare. Poi voglio aggiungere un dato, a parte il fatto che ai miei tempi, chiedo scusa di questa cosa retro, in CGL c'era un servizio d'ordine che stava in CGL anche la domenica. Ed era un servizio d'ordine che avrebbe impedito a chiunque di fare lo spiritoso quel sabato. Ma a parte questo, io fossi stato Salvini, segretario generale della CGIL, avrei sollevato un problema anche su tutti gli errori di gestione che hanno portato a quell'invasione. Perché parliamoci chiaro, primo dato, incredibile, non so se la dottoressa Lamorgese lo sa, ma dal 45 ad oggi nessun grande sindacato, tantomeno la CGIL, è stato mai invaso. E questo implica un errore. Nel 55 hanno messo una bomba ai FAR. Eh? I FAR nel 55 hanno messo una bomba alla sede di Corsa Italia. Vabbè, ok, ho capito. Una bomba è un conto che può essere... No, vabbè, ma per ricordare... Però nessuno si è azzardato ad andarci, sia perché c'era un servizio d'ordine interno, sia perché in tutte le manifestazioni la CGIL, come gli altri sindacati, venivano fortemente presidiati. Ma poi, dalla ricostruzione della vicenda, è uscito di peggio, perché qualunque corteo era proibito. È uscita fuori la storia che per evitare qualunque scontro, qualunque carica e così via, forse la sindrome del G8 continua a essere un incubo sia dei carabinieri, sia della polizia, sia del Ministero degli Interni, eccetera, si è consentito a questi criminali di fare un corteo e loro hanno beffato le forze dell'ordine.
perché è stato fatto un corteo non autorizzato, però gliel'hanno lasciato fare, e quelli poi, arrivati in vicinanza del CGIL, hanno preso per il culo la Digos, chi aveva gestito, e in ultima analisi il ministro degli interni, hanno fatto un blitz e hanno invaso una CGIL per niente tutelata, per di più con un errore anche per quello che riguardava, diciamo così, i 15-20 poliziotti che ci stavano, che erano polizia territoriale e non celerini, che hanno un ben altro impatto. Quindi, insomma, io un rilievo, fossi stato segretario generale della CGIL, dopo che il tuo sindacato è stato invaso in quel modo, un rilievo alla gestione del Ministero degli Interni l'avrei fatto, perché quello è dipeso non certamente nella cultura di questi di Forze Nuove, l'occupazione della CGIL ha un simbolismo formidabile, però questi 300-400 delinquenti, che poi fascisti, sia chiaro, anche questo è un altro errore della Meloni di dire che non si capiva la matrice, altro che lei poi, che non ha avuto mai nulla a che fare, anzi all'interno della destra c'è stata una contrapposizione, sa benissimo che quella è una matrice ultrafascista. Ebbene, quelli hanno addirittura potuto fare un colpo di mano prendendo per i fondelli la Digos e il Ministero degli Interni. Insomma, episodio francamente incredibile, che ha messo in evidenza che Draghi un punto debole può averlo, ed è la gestione dell'ordine pubblico, perché con questa ministra degli interni secondo me non si va da nessuna parte, perché adesso lei adotterà una linea a zig zag, un giorno botte, un altro giorno carote, ma così non si danno i segnali giusti a tutti quelli che la devono. Quindi fare. Oggi a Trieste sono volate le botte? Beh certo, ma era evidente che, a parte che lì c'è stata una gestione di questo capo dei portuali che francamente è penosa e ridicola, ma era evidente che essendo stati ridicolizzati a Roma, allora c'era una rivalsa a Trieste. Poi non so bene come sono andate le cose, perché ho l'impressione che lì nella fase finale i portuali non c'erano più e c'erano solo questi matti dei Novax. Venificava anche con la presenza di ex attori comici che fanno ridere oramai solo se stessi. Senti, per concludere, una campagna elettorale per le amministrative così brutta, l'avevi mai vista o mi sto sbagliando? No, e beh, tant'è che gli italiani hanno risposto non andando a votare. Una cosa così sbrindellata, squallida, penosa, credo, mi sembra che le uniche due campagne elettorali locali fatte con dignità, mi sembra di averle viste, una a Milano e l'altra a Bologna, poi per il resto Dio ce ne scampi e liberi, insomma. E infatti gli elettori, mi sembra, i cittadini, insomma, mi sembra che hanno dato un giudizio, mi sembra che stiamo un po' sopra il 30%, non ho visto le ultime percentuali, ma insomma, questo è un giudizio proprio tranchant che viene dato su tutti. Rigoletta, prima di fare tutto questo trionfalismo su questo dell'assenteismo, certamente l'assenteismo ha penalizzato molto di più il centrodestra che non il centrosinistra, però insomma riguarda quando stai a un voto che sta intorno al 30%, ti devi fortemente preoccupare, insomma. Bene, allora io ti ringrazio per aver, diciamo, gettato un velo pietoso su questo secondo turno delle amministrative. Ringrazio come sempre Fabrizio Cicchitto per la sua analisi, che è stata lucidissima. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao.
Park.